E ritorniamo in Elden Ring. Allora, nell'ultimo video abbiamo pulito queste rovine qui. Abbiamo ucciso il boss in questa galera, per cui adesso andiamo a esplorare questa zona. Allora, iniziamo da qui. Qua non abbiamo nulla. Parte quella però. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Va bene. Ok, quello per ora non ci interessa. Qua non abbiamo nessuna grotta. Allora. Qua vedevo dei lupi con delle tombe. Per cui. Fuori, vediamo qui questo voluto, buono così. Allora, qui abbiamo delle rune, esatto. Qui non c'è nulla, proseguiamo. Proseguiamo, tu che fai tu qua? Allora, questa zona di sotto non ci interessa e qui abbiamo delle altre rovine. Prima di visitare le rovine. Cosa abbiamo? Che la zona. Ok, l'abbiamo già vista prima. Ok. Ah, delle rovine. Vediamo se sopra è presente il solito mago. Basta feste. Nessun mago. Lì abbiamo una carovana, interessante. Lì altra gente. E sotto una grotta. Una grotta. Andiamoci. Che succede? Ah, il fiorellino si è accorto della nostra presenza, ok. Vediamo tutto quanto. Vediamo un po'. Riusciamo a raggiungere. Piano, porca miseria. Un po' complicato raggiungere. E dai. Piano.
Oh. Oh, curati intanto perché il veleno sta facendo danni. No! Cosa che faccio quasi quasi? Dammi qua. Prendi a cavallo. Perfetto, problema risolto. Fiorellini seccati, resettate qualche ampolla e ci ricuriamo. Per cui, se le ampolle le hanno resettate, vuol dire che non abbiamo più nulla da prendere. Allora, andiamo sottoterra. Dammi qua. Era qui, era. Dov'era qua? Ah, c'è un boss? Ok. Speriamo bene. Ah, grazie, addirittura. Ok. Ok, proseguiamo. Tu chi saresti? Non mi ricordo. Tu hai il sangue del senza luce, vero? Mi sorprende vederti qui. Tellen, sono una maga. Cosa ti porta qui? Allora, questa tizia si chiama Tellen. Ed è una maga, va bene. Voglio apprendere la stregoneria, certo. Ti interessano le stregonerie di pietra? Possiedi inclinazioni tutt'altro che ideali, ma forse la cultura avrà la meglio sulla natura. Se fortuna vuole. Ma è bene scegliere con saggezza i propri maestri. Io sono stata bandita dall'Accademia di Raya Lucaria e vilipesa in quanto. Brami ancora i miei insegnamenti? Sì, dai. Voglio comunque imparare. Vedo che non ti scoraggi. Molto bene. Sarò la tua maestra di stregoneria scintipietra. Ma non aspettarti tenerezze o dolci parole. Mai. Solo rimproveri e lamentele, apprendista. Studia.
Possiamo comprare qualcosa in realtà. Compro tutto. Sulla strega nella centipietra. La nostra arte si fonda sui poteri insiti nella centipietra. Ma qual è la natura di questa energia? La centipietra è l'ambra del cosmo. L'ambra dorata racchiude tracce di vita antica, ne incarna la forza, mentre la centipietra contiene vita residua e con essa l'energia delle stelle. Tieni sempre a mente che la stregoneria centipietra è lo studio delle stelle e della loro carica vitale. Molti stregoni lo hanno dimenticato ormai. Oh, quella è una pergamena. Mi ricordo i tempi dell'Accademia. Molto bene, oggetto di affinità con questo genere di stregoneria. Farò in modo di parlartene in una delle nostre lezioni. Non perdere mai il tuo spirito indagatore, apprendista. Ah, ok. Quindi, allora. Da lei posso ancora comprare una magia. E abbiamo un po' di rune. E in più possiamo dare un oggettino, che poi devo vedere un attimino come si chiama. Guardate che lei abbia altre magie da poter acquistare. Ok, quindi questo si chiama Tellen. Ok. La domanda di conoscenza è impressionante. Mi rende orgogliosa, puoi già camminare sulle tue gambe. Di avere un insegnante favoloso. E sei tu. Infatti, sei come un girino, infantile, senza gambe per camminare. Per controllare la magia devi prima affrontare la tua ignoranza. Ebbene, devo iniziare le lezioni. Vabbè, niente. Ok. Non c'è nulla da fare. Perfetto, io ti saluto. In realtà mi riposo un attimo. Recuperiamo un po' di HP e le pozze. E si prosegue. Aprire la mappa. Allora, uccidiamo questa carovana se riusciamo e poi torniamo un attimino indietro. Tanti sono. C'è qualcuno in... Piano. No. Aia, aia. Curati un attimo. Cura per favore. Ok. Recuperiamo tutti questi oggettini.
Sopra c'è qualcuno che potrebbe dare l'allarme. Cura per favore. Sono finiti i minion? Oh. Vorrei un attimino andare sui cicciottelli qui, i nostri amici. Aia, aia. Allora, vediamo cosa abbiamo di interessante in questo forziere. Niente. Oh no, qualcosa c'è. Una grand'ascia. Wow. E lì c'è un cavaliere incazzato nero, secondo me. Anche perché tutto in black. Questo fa fare retromarcia. No, ma porca miseria. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato di nuovo. Vedete, ho buttato via tutte quante le pozze. Tutte. Pare, pare. Aia. Aia. Ah, sto uccidendo il cavallo in realtà, invece di lui. Bastardo. Come le recupero gli HP, mo? No, li recupero. What? Ah, è tornato là, è tornato. Inventario. Usa questa. Un po' di HP li recuperiamo. No! La carovana più questo boss. Boss, mini boss. Sta ultimo lo togliere. Vediamo qual è l'ultimo luogo. No, in realtà no, devo fare statua, devo fare. Sbagliato. Sbagliato.
Saltiamo la carovana perché abbiamo seccato una volta. Di seccarla adesso non mi va. Andiamo dritti su di lui. Perfetto. Perché ci sei tu qua? Ah, forse perché è la notte? Che ti incazzi? Ti incazzo tutto. Allora, facciamo così. Qua mettiamo come contrassegno questo. E ci ritorniamo. Andiamo un attimino verso il raggio blu. È una zona che ancora non abbiamo visitato. Ok, non mi interessa questa zona. C'è nulla di interessante. Posso risalirci? No, mi sa di no, ho fatto una cazzata. Ok. Allora, in realtà qualcosina da putta c'è. Questi mob non c'è nulla per cui questa zona visitata elimina questo contrassegno per favore e queste rovine sì, questo mi manca. Punto 1, andiamo verso il punto 1, andiamo. Sono rovine che abbiamo già visitato. Qua giù che abbiamo? Allora, una foresta immensa. Ecco tutta questa. Ok. Prego. Oltre a quello, non abbiamo nient'altro da visitare. Ok, io a questo punto vorrei trovare una grazia per un attimino fermarmi e nel prossimo video andare di notte sul ponte. Perché io quel tizio lo vorrei seccare, quel boss, quel cavaliere nero. Solo che qua in giro non vedo grazie, non vedo grazie da nessuna parte. Patches. Quindi tutta questa zona, la zona sud, perché poi qui si sale e c'è quest'altra zona che devo ancora visitare. Questa tutta visitata, visitata, fino a qua l'abbiamo visitata. Elimina questo contrassegno, grazie. Quindi dobbiamo fare questo boss. Questa zona mi va fatta pure questa zona. Fino a qua e poi uno. E qua.
zona qua va visitata completamente. Ah, ok, non più di un tot posso tenerne. Vabbè, così facciamo. Sì, facciamo così, facciamo. Lì il cavaliere nero ancora non è comparso. E allora facciamo così noi. Ok, non uccidevi, però è sempre un po' di expo. Un peccato lasciarla qui. Perfetto. Dal mago e il mago l'abbiamo attaccato. Quanto danno di ex? 19. Pochino. Tu invece quanto mi dai? 64. Decisamente meglio. Troppo lontano. Ok. Anche tu. Ok, sento un qualche rumore. Perfetto. Geni di guerra, determinazione. Perché fate questo ruggito? Poi tu laggiù, chi parla? Ci daresti una mano di grazia? Un secondo, non so chi tu sia, però vorrei un attimino riprendermi questa ecco. Non fuggire. Curati, di mana. Forse così brutto? Usa il telescopio occhio di falco. Wow. Vabbè, non mi interessa in questo momento. Esco. Perché non mi esce? Oh, è tu laggiù. Ok, usci. Devo fare. Sì, un secondo. Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Cosa devo... C'è qualcuno nascosto? Non capisco. Tu che fai? Sbagliato. Yeah, you there. Stop pretending you can't see me.
Ma non ti vedo, dove sei? Capisco. C'è una grazia che devo prendere. Oi! You there! Could you help us out, Cully? E devo fare? Ah! What you going to do that for? Che culo. Chi sei? Oh, oh sì, ora ricordo. Remember. Qualche idiota mi aveva tramutato in albero. Stavi spezzando l'incantesimo, non è vero? Grazie. Mi chiamo Bok. Oh. E poi sono diventato un albero. Per fortuna ho incontrato te. Quindi questo Bok, cacciato da una grotta. Che disdetta. Quando mi hanno scacciato, si sono tenuti tutti i miei averi. Non ho altro per esprimere la mia gratitudine. Spero che tu possa perdonarmi. Un fungo, grazie, gentilissimo. Oppure, se ti va di attendere, potrei intrufolarmi nella caverna e recuperare qualcosa di più prezioso, in modo da esserti utile sul serio, immagino. Bene, ma mi serve tempo. Loro mi terrorizzano. Devo prima farmi coraggio. Se solo penso all'orribile caverna sulla costa, mi tremano le ginocchia. Quindi c'è una caverna sulla costa. Bene, ma mi serve tempo, ok. Loro mi terrorizzano. Devo prima farmi coraggio. Caverna sulla costa. Ok, la caverna sulla costa. E poi dice questa. Caverna costiera, combinazione, caverna della costa. E vediamo, andiamo. Oh, eccoti qua. Cosa ci fai qui? Devi andartene subito. Ti assaliranno e ti piccheranno a sangue. Farai la mia stessa fine. Consegna l'ago da cucito. Un momento, è ciò che penso? L'hai ritrovato per me? Il mio ago da cucito. Non piangere. Cosa ti avrà spinto a un gesto simile? Mia madre era una sappa e quel set da cucito è l'unico ricordo che mi resta di lei. Ma non è il caso di piangersi addosso, immagino. Grazie, sei molto gentile. Ho sempre iniziato a fare il sarto, come mia madre. Ma non è il caso di piangerci addosso, immagino. Grazie, molto gentile. Va benissimo, quindi missione portata a termine con successo. Come un pollo non abbiamo da poter fare nulla. Nuovo livello, niente. E lui se n'è andato. Ok. E noi eravamo qui. Potremmo raggiungere questo luogo di grazia e nel prossimo video andiamo all'esplorazione di questa zona qui. Qui credo ci sia un'altra grazia, anche se da qua non si vede, però qui c'è una grazia quasi sicuramente in questa zona. Esploriamo tutta questa zona qui e tutta questa qua dove ho messo i segnalini. Così ricordo cosa devo fare. Per cui ci vediamo ad un prossimo video.